Gentili amici di cerignolaviva.it, siamo qui a Palazzetto Nando di Leo, dove l'Olimpica si conferma per la terza partita consecutiva vittoriosa per 87-77 con l'Action Now Monopoli. Qui con noi c'è il coach Gesmundo. Ecco coach, durante la partita un'Olimpica a corrente alternata. Andava bene, a un certo punto sembrava che potesse salire di più 10 e poi dopo si fa rimontare. Senti, è stato lo specchio di come ci siamo allenati questa settimana, perché voi perché abbiamo accusato un po' il colpo di Henry dal punto di vista psicologico più che altro, voi perché abbiamo avuto problemi di numero, però insomma alla fine i ragazzi come sempre mi danno tutto. Siamo andati sopra, abbiamo diciamo monetizzato il nervosismo del Monopoli, però poi ci siamo rilassati, gli abbiamo permesso un ritorno in partita, addirittura compromettendo perché siamo andati mi sa 6 punti sotto, e poi con uno sforzo di collettivo soprattutto in difesa siamo riusciti a vincere insomma anche oggi. Ecco coach, lei ha detto uno sforzo collettivo in difesa, infatti nel secondo periodo, nel terzo e quarto tempo avete schierato una difesa a zona, comunque si è sentita meno la mancanza forse sotto canestro di Puono appunto. Sicuramente sì, perché noi già siamo un po' diciamo sbilanciati verso l'esterno come roster, dopo se ci manca uno della fisicità di Henry sotto canestro soffriamo la fisicità degli altri avversari, però abbiamo coperto con vari tipi di difese, abbiamo mischiato un po' la partita, siamo riusciti nell'intento alla fine di portare a casa il risultato e soprattutto di mantenere la calma nel momento in cui le cose non sono andate come avremmo voluto, però ripeto io non posso che essere soddisfatto di questa vittoria perché Monopoli è una signora squadra con ragazzi molto interessanti e due USA molto, molto forti, quindi niente, faccio i complimenti ai miei ragazzi veramente. Ecco, nella partita si vedeva un infortunio leggero di Morresi, che cosa è capitato alla coscia? Allora, noi avevamo Mazzilli influenzato, Boiardi che si è allenato venerdì dopo un mese di stop e Morresi ha preso una classica vecchietta come la chiamano i calciatori, però quando tu giochi l'adrenalina certe volte ti fa andare oltre questi problemini che tu hai e oggi i ragazzi si sono uniti ancora di più e hanno vinto la partita. Coach, prossimo impegno fuori casa con ecco, appunto Buono, conta di recuperare un po' di infortunati in settimana. Ma io penso che Henry stia fuori anche la prossima partita, perché soprattutto viene l'integrità della persona, è una cosa su cui io sono intransigente. E poi dopo vediamo, lo monitoriamo settimana per settimana, quando sarà guarito tornerà in campo. Prossima partita tosta, perché andiamo a giocare a Mola, che è una squadra che sta dimostrando di essere al top nella classifica, anche abbiamo fatto amichevoli con loro quest'estate ed abbiamo avuto difficoltà a giocare contro di loro perché comunque è una squadra ben assemblata, atletica, ben allenata, ma noi facciamo il nostro, prepariamo la nostra partita, ci alleniamo e proviamo come sempre a buttare il cuore oltre l'ostacolo, come si suol dire. Perfetto, grazie coach, alla prossima. Prego, grazie a voi. Amici di cerignolaviva.it, siamo qui con Andrea Morresi. Ecco Andrea, una partita sofferta, un'Olimpica a corrente alternata però trascinata da te e da Sime Mivovic. Filippo questa sera ha già dato una grande mano nel quarto quarto a portarla a casa e comunque ancora una volta aumentando il volume in difesa negli ultimi minuti siamo riusciti a raccontarla anche oggi. Ecco, un'Olimpica che dalla scorsa partita si è ritrovata con l'infortunio di Pono, ci ha detto il coach Gesmundo che ha influenzato Mazzilli e qua durante questa partita ti sei leggermente pure tu infortunato, ci puoi dire qualcosa in più? Allora, Pono purtroppo nella partita scorsa come sapete ha avuto il brutto infortunio, quindi sarà fuori per un po', Mazzilli pure stava a mezzo servizio per la febbre. Boiardi non si era allenato tutta la settimana a causa della caviglia, quindi ha fatto tutte le terapie del caso eccetera e io purtroppo anche durante la partita ho preso un brutto colpo su un ginocchio che era già abbastanza incerto e... però abbiamo stretto i denti come al solito, è il nostro motto, è il nostro credo, stringere i denti e andare avanti. Un'Olimpica che nel secondo periodo, nel terzo e quarto quarto, comunque ha giocato una difesa a zona. Ti trovi più a giocare a zona oppure a marcare a uomo? Diciamo che quello nutre una profonda stima e fiducia nei confronti del nostro coach, di conseguenza qualsiasi partita lui prepari difensivamente parlando sarò pronto a interpretarla al meglio.
L'ultima domanda, il prossimo impegno è con Imola, una squadra tosta, detto al vostro coach, come vi preparerete? Guardate, è la prima volta che incontro il Mola, quindi non saprò, il nostro coach sicuramente in questi due giorni liberi, in questo giorno e mezzo libero, guarderà qualche filmato del Mola e martedì saremo tutti pronti, carichi e motivati per affrontare un'altra partita importantissima. Perfetto, grazie Andrea. A voi.